Io ci posso spezzare la noce a capocollo a questa. È anziena, è pecchetto, eh. Però la quinta vertebra della spina dorsale ce la posso rompere. Eccola qua. Ecco, il longo plenoi. Sul il terzo, non vedo un ghevolo qua. Ah, ecco, Schubertoli, l'Ave Maria. Maria benedetta dell'ingoronete, quando sei buona. Ti piace un sacchiatto? Porca puttana. Scusa, è un'espressione tipicamente di godimento. Partecipa al film Come si può fare l'amore ai vestiti, Sei mai stata sulla luna. Nel 2015 che Cozzalone la vuole accanto a sé nel ruolo della suocera. Allora invito qui sul palco Lilia Pierno. Grazie, ben trovate, bellissime, io sono emozionatissima, facciamo un sonno come una calotrena. Allora sei emozionata, com'è giocare in casa? È meglio, è peggio? No, è peggio perché io conosco tutti, poi stasera sono qui davanti al cospetto del grande maestro Lino Banfi e per me è un'emozione indescrivibile. Io ero bambina, avevo 16 anni, avevo qui mosso i miei primi passi con la mia compagnia amatoriale e Lino Banfi quella sera era tra il pubblico e mi ricordo era il 1979 e ricordo che disse a mia madre «Jebreo amrin, fallo studiè» e mia madre disse «Per adesso prenderà il diploma, poi vediamo che cosa è capace di fare». Poi il destino ha voluto che le mie strade andassero per altre ragioni che sono state la famiglia, però dopo la famiglia comunque tra un figlio e l'altro mi sono cimentata, non ho abbandonato questa passione che è la passione per il teatro e poi mi sono cominciata a scrivere dei piccoli pezzi che mi ricordo in una serata Gianni Ciardo mi aveva dirette con il suo spettacolo teatrale dove facevo l'ennesima suocera, mi disse ma perché non ti scrivi qualche pezzo di cabaret e lo porti sul palco perché hai una bella verba, io pensavo che io la vado, dice no, dice, hai una bella faccia e quindi ho iniziato a muovere i passi così. Ma mi piacciono le frange, non è mio il vestito. Ah, e di chi è? No, me l'hanno prestato. Sì, infatti stasera sono venuta apposta per fare questa cosa e me ne vado. Sì, sono venuta, ho indossato il vestito della signora Stefania Pagliarino, in spazio aperto, quindi se mi piace l'avete ringraziato. Quindi è solo prestato. È solo prestato, sì, no, non lo so se me lo regalo. Ne approfittiamo anche per ringraziare il parrucchiere che ci ha conciato così bene. Sì, ci ha conciato. E il peluchero di Canosa, Laura e Mimmo, grazie. Bene. Ma tu sei su Facebook? Oh, perché c'è questo Facebook, per favore, iniziamo. No, magari diventiamo amiche. Io ho 569 amici su Facebook. E no, devi averne altre due fino a stasera. Sì, però io con Francesca, Rodolfo, Marilena. Sì, ma di questi 569, io ce l'ho per una saletta, diciamo una decina sono quelli più reali. Ma ci vuoi raccontare qualcosa di questo Facebook? Sì, sì, dai, sì. Raccontaci qualcosa. Lasciamo le luci accese in sala? Sì. Ma sì, ma dai, lasciamoci raccontare. Grazie. Sì, grazie. Grazie. È emozionante stare qua e vedere tutto questo parterre, veramente mi batte il cuore. Perché quando stai, come diceva prima il maestro, fuori e giochi non in casa, è diverso, ma quando giochi in casa ti senti giudicata. Che ti senti la sembra che ci faccio? Wolfelartis, stessa che a ferro braccio. Il problema è, lì non posso darti del tu. Grazie, e che io ho fatto, diciamo, di questa mia passione una piccola carriera, quindi ho partecipato per poter fare la cabaretti.
artista a dei festival. Quindi sono stata a Torino, a Roma, a Milano, e quando andavo, andavi con un personaggio, perché loro ti dicevano: che personaggio porti? Che personaggio porto? E il personaggio mio, io sono una canuccina, quindi sono una casalinga, Caven da Canaus. Sono una casalinga di Speraus, Caven da Canaus. E raccontavo le mie vicissitudini, quindi la mia vita reale, con i miei figli. A proposito, prima quando Marilena parlava di Facebook, io mi sono dovuta diventare tecnologica, perché mo con i figli devi avere il rapporto tecnologico, se no non ti capisci. Cioè mia figlia: mamma, quante condivisioni c'hai? Mamma, hai visualizzato? Mamma, WhatsAppami. Ce li hanno sul fatto. Ma è possibile che a tavola non si può parlare perché stanno tutti con questi telefoni? Cioè i fratelli si WhatsAppano. Ma se parlano a tavola si WhatsAppano. Non è possibile. Allora ho detto: no, mi devo diventare tecnologica. E per me è astica questa cosa. Ci la trova gli tecnologici. Io sono nata in un'era, gli anni 60, dove noi bambini eravamo traumatizzati da piccoli e avevamo buono, siamo cresciuti bene, perché quando la mamma, io me lo ricordo, mia madre, 6-7 anni, andavamo alla famosa visita a domicilio alla parente, quando andavi mano a mano, mamma, la prima cosa che ti dice: ma tu chi è da Sapso? Angor te fe de cattivo mangiare. C'è la signora, ci vuoi una caramella da dolce? No! E andavi con questo trauma. Poi tornavi a casa e tua madre ti diceva: mi raccomando, metti la roba a posto, metti cavere qualche lì. Noi siamo cresciuti con questo: metti che viene qualcuno. E ci ha questo qualcuno, cioè questo qualcuno viene, ma va dalla fune, avvisa, no! Ricordati che prima di andare a letto si sistema la roba, mit cave un tramo. C'è ben un tramo, una jacca te ne mutingo di vesti. L'altro trauma era la roba intima, la maglietta della salute, quella maglietta famosa che ha dentro a lui, sa che c'è tutta la stanza. Acrilica al 100 per 1000. Non potevi fare neanche da così, che faccio su. Hai messo la maglia intima? Sì, metti che fai una brutta figura se per strada ti investo una maggior pronto soccorso. Cioè noi siamo nati con queste paure. Ma ci ho fatto pronto soccorso? No, faccio una brutta figura perché io sono madre. E l'altra paura era della maestra. Adesso i bambini adesso hanno le maestre, noi avevamo una maestra. Ed era la maestra, ti faceva tutte le materie. Ti faceva da mamma, da confidente, era bellissima la maestra elementare degli anni 60. Io mi ricordo, avevo la mia compagna di banco, che a quel punto si bubava un formaggi. Io portavo blue crackers. E quando stavano i pesciolini alla liquirizia, 5 lire, 5 pesciolini, un giorno hanno potuto chiedere chi pupana della mia compagna e me lo rubai, devo dire la verità. La maestra mi sgamò, andò a chiamare mia madre venne in classe e mi trovò in punizione dietro la lavagna, con le mani così, faccia la lavagna. Mia madre, con un tono, diciamo, di rancore, chiese: ma come mai Lilia sta così in punizione? Perché ha preso il panino. Ah, quanto tempo deve stare? No, vabbè, giusto il tempo. Sì, deve stare tutta la durata delle 4 ore. Io ero a capo classe, quelle belle coccarde blu con lo stemma scritto capo classe. La capo classe portava la figlia e usciva con tutte le bambine dietro. La punizione fu che io ero l'ultimo bravo. Vanno a fare un bambino di adesso. Adesso i bambini no, adesso sono diventati tecnologi, no? Vanno a casa le maestre, perché i genitori fanno anche da maestri. I genitori hanno fatto i genitori hanno fatto il giusto, i maestri devono fare maestri. Il ruolo, il rispetto del ruolo. Ecco perché adesso la gioventù, i ragazzi sono insicuri, sono ansiosi, ma perché siamo noi che li diamo quest'ansia. Ai tempi nostri era tutto categorico, alle 8:30 partiva il carosello, alle 9:15 arrivava ste cucchiere, ma io andavo su, dal letto, arrivava ste olite, le regole.
quello era. Adesso invece no, spaziano, fanno la tecnologia. Io ho notato che abbiamo avuto un'evoluzione tecnologica, ma abbiamo avuto un'involuzione sentimentale, emozionale. Non ci conosciamo più, non parliamo più. Adesso i ragazzi si fidanzano su Facebook. Mi ha chiesto l'amicizia. Madonna, mamma, mi ha messo mi piace. E c'è mafia. Ma sai che significa un mi piace? All'intimo però quando un guardante pure andate a dicendo mi piace, c'è la fetta tutta, ma passa la mia! E là si vede il ragazzo! Si vede una ragazza istinta del progetto! Ha visto che fanno? Si fidanzano, si c'è su Facebook e poi sono la stessa pavozza! Non si capisci? Invece io dico sempre a mia figlia, peccato che sei nata in quest'epoca, perché noi abbiamo veramente assaporato l'innamoramento, vero Rosanna? L'innamoramento, il corteggiamento, adesso non c'è più, noi ci rincorrevamo. Io mi ricordo il primo sguardo, il primo battito l'ho avuto a 14 anni con il mio fidanzato, che è tuttora mio marito, sono 42 anni che siamo insieme, due palle. Andiamo avanti, si va avanti perché abbiamo un progetto, una condivisione, un amo. Mi ricordo che quando mi fidanzai andai a dirlo subito a mia nonna. Mia nonna disse, ah, ti sei fidanzata? Sì, nonna. E come mai? No, perché praticamente mia madre mi mandava agli scout. Cioè, beh, agli scout, ma si incontri qualcuno. E lì l'ho trovato. Quando lui mi vide, lui disse, la prima cosa che mi disse, tu credi all'amore a prima vista o devo passare un'altra volta? Ci ci vado c'è mia nonna. Mia nonna quando vedo di sfiglia, ma te si un picca brutto lento, perché io, sì, devo dire la verità, nasco un po' brutti. Infatti quando io nacqui, l'ostetica chiese a mia madre, signora, la porta a casa? Disse, mamma, a casa mangio, dove la devo portare la bambina? Dice, no, mettetelo un passamontagna, perché non c'è un parto. E quando siamo andati a casa, mia mamma non mi raccontava, diciamo, le storielline o la ninana, mi recitava direttamente il rosario. E quando la gente veniva e voleva vedere, no, sta addorno la me, ma non faceva vedere. Allora mia nonna mi diceva sempre da piccoli, si brutto lente, cioè si giù truffo giocare. Quindi io sono fatta. Sicurezza. E quindi quando il mio fidanzatino mi disse quella frase, per me fu, ho trovato la metà della mela, cammuo, dove ho detto, no, vabbè, però stiamo bene insieme, sono 42 anni, abbiamo fatto tre figli, è stato bellissimo, mi ricordo quando siamo andati al matrimonio, è bello perché lui stava sul sagrato che mi aspettava, io sono arrivata con questo abito da sposa, lunghissimo, tutto pieno di pietre preziose, ma mantenne pure il pundale. Pare una donata. Arrivai su questa sagrata e lui stava a braccetto con la mamma e la mamma, la suocera pugliese, che non voleva un leo finché, su tenere stretto stretto. E il prete dice, beh, adesso lasciate, mio padre mi appunto lasciò a lui e la mamma diceva, aspita una tempica, aspita, e lì da Nanzi. Alla fine siamo convolati a giuste nozze, ci siamo sposati, siamo partiti al viaggio di nozze, siamo tornati, sono rimasta subito incinta, vabbè, abbiamo fatto le guerre puniche per Cilomo, cioè, adesso i ragazzi si fidanzano e partono già in viaggio di nozze prima, si conoscono, noi diciamo a sorpresa, era un po' come l'uovo Kinder, dopo la sorpresa la dovevi scartare da sola e montare anche da sola, a me è capitata questa cosa, comunque ci siamo arrangiati, abbiamo fatto il nostro meglio, e sono rimasta incinta. Quando tu vai a dire all'uomo che sei rimasta incinta, l'uomo, io non dico se la sei, diciamo, dorme, anche quando è vigile. E mi ricordo quando gli dissi, amore, adesso siamo in tre. Ah, che viene tua madre? No, dissi, sono rimasta incinta. Ah, no, incinta, come ma femo? Dobbiamo comprare la culina, il carrozzino, il biberon, il ciuccetto, i pannoli, metti che nasce prematuro. E perciò la va a nasce prematuro? La va a nasce fessa, come a te. Il bambino deve nascere, diciamo, a 9 mesi giusti. E così è stato. Perché poi le donne arrivano quando lui dorme.
va in morte apparente. Io non lo so, Rosa, se ti è capitato a te, quando devi svegliare tuo marito in piena notte, non ti sente. Tu lo svegli in tutti i modi, ma neanche un blitz di carabinieri che atterra con l'elicottero lo svegli. E poi la faccia che ti fa quando ti sveglia è... Cadere che è uscito dalla comunità di San Patrignano. Tu gli devi fare il disegno di quello che sta accadendo. E io gli dissi, oh, si sono rotte le acque! No, quello è il melone che ti sei mangiato lì. Scappi, prendi il borsone, ti devi ricordare questo tutto. E lui che fa? Prende le chiavi della macchina e la macchina fotografica. Ma dove c'è la macchina fotografica? Tu gli chiedi? Qualche foto? E c'ho mangio la Pasquetta. Non è così. Perché la donna? Ma vuole saltare le scelte! E tu arrivi in sala parte, ti aspetta lui, il ginecologo, lo stetico e l'infermiere, tutti vestiti di verde. E già arrivi con i calamers. Signora si cambia. All'improvviso vedo lui apparire nella sala parte. Il medico mi guarda e mi fa, signora, suo marito ha chiesto di assistere. Faccio come gli mi manda tu l'indirizzo lager. La domanda che lui fa in sala parto è dove mi metto? E ci stiamo oggi. Come dove mi metto? E tu già c'hai l'ansia, tu devi stare a pensare a noi. Allora il medico ci per piacere non me la faccio innervosire e si mette dietro. Lui si è messo dietro. E mi consolavo, io lo capisco, e tra una spinta e l'altra, lucrote, arriva il momento dell'espulsione, bellissimo, finalmente, il vagito del neonato si associa a un tonfo. All'unisono ci aggirano tutti quanti. Mio marito aveva subito anche provato a stendere 8 punti di subito. Dispensava confetti a cerchio perché sta parto lì, mio figlio sta dentro. Esce il figlio sulla barella, ma dove? Che è un parto gemellato. Portano il figlio giù in chirurgia, lui si è fatto una settimana, gli 8 punti, un bambino 4 che 2 giorni appena! La forza della donna! Questo è la donna! La mamma, intanto, va dietro alla nursery a vedere il nipote e dice alla signora, quello è mio nipote, eh? Portatele qua, la faccio il mio figlio, però sta che tra la faccio tra dietro. Bello, signora, le maniche, ce l'avete visto che mani? Arriva l'infermiera, togli i bambini, signore, il posto non è, lo sarà la madre, la socia. Torniamo a casa e poi il padre che fa? Gli anni passano e il matrimonio scende un po', perché la donna è presa dalla cura e dalla crescita dei figli. L'uomo sa a malapena che c'è un nano che gira per casa, perché non segue niente del figlio, assolutamente. E poi la donna passa gli anni e si ritrova un po' scadente, un po', diciamo, andata. Allora che fa? Si vuole riprendere la sua vita in mano, va in palestra, va a fare shopping. Io sono andata dalla sessuologa. È perché noi a letto, lo sa, le posizioni di una, diciamo, culo e culo, con le due cugine alla lontana. Allora, poi per arrivare sono andata alla sessuola, mi ha detto, innanzitutto signora, lei mi dica come va a dormire, col pantofolo in pigiama. No, sbaglia, lei deve andare con un intimo particolare, sono andata da intimissimi, ho aperto un mutuo. Che cosa non mi sono comprata? L'ira di Dio, no, mi sono comprata... Quella come scoppiava, mi ha detto, signore, lei c'ha un problema. Penso che l'altra sera mio marito ha detto a me, andiamo cara di là a letto. Immagina poi. No, proprio che immagino non posso. Allora ho detto, ma cambiamo look. E mi sono messa così, diciamo, si compra una brasiliana di vernice. Me l'ha fatta vedere. Io ero abituata a quelle belle mutande a bracciarini, sloggi.
e la mia catatina non bella sapuna sapone. Ho visto questa brasiliana e mi sono contrario, non sapeva neanche che me ne hai fatto un me. Sono tornata a casa, ho detto moglie lo faccio vedere, perché dovete sapere che con gli anni l'uomo diventa un po' una figura mitologica, metà uomo, metà divano. Allora lui sul divano alle 8:30, quello è l'ora, come arriva? Lascio la borsa, lascio le chiavi, sta seduto dov'è? Chiudo le cose, ha finito! Allora mi feci trovare sul divano, col perizio, ma se il divano di pelle, attacca. E la schiava fa squish, 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 squish. Lui seduto accanto a me, che gli facevo, amore, non ti niente? Mi guarda e fa, che io pensavo che non mi scaldasse più scuro, non ho rotto. Sono rimasta un po' così basita, ho detto, beh, ma non ti nulla? Vatti a vestire se non ti raffreddi. Beh, me ne accetto. Si può dire, eh? E basta, e insomma, ma insomma si può sapere che cosa vuoi della vita mia? Hai sposato una badante, una che sbatti i tappeti, sbatti i cuscini, sbatti i rumori, ma non mi sbatte nessuno! Cosa mi ha risposto? Con la faccia del tonno mi ha risposto, ehi, tu vuoi arrabbiare in questa maniera? Perché l'uomo quando è flemmatico, so cazzo, non esci più. Io quando ti ho sposato ti ho giurato amore eterno, ti ho detto che ero il tuo capitano, che ti avrei portato nel mare dell'amore a navigare a poppa e a prua. Ah, capitano, ha parlato Schettino. Tu non sei neanche come capitano Findus, quello almeno la sera il bastoncino alla moglie glielo dà. Ci vuole, ci vuole. Basta. E che cazzo? Le lascio tutto dopo quanto metti per il gioco. Facciamo per noi la planta, Lidia Pietro. Io sono innamorata di questo, stavo costretta di tanta artista. Perché io sono nata, cresciuta, come si dice, Banfi, i miei figli, e quindi per me io ho la bella educa stasera. Se non l'avessero detto non ci avrei creduto. Grazie. Grazie a te. E anche per te c'è un ricordo di questa fantastica serata. Quindi chiamiamo qui sul palco l'assessore Cinzia Pastore. Bene, assessore, può venire qui? Sei proprio brava, io non ti conoscevo. Ti conoscevo per via Torres, però volevo anche facevo la tua mente. Grazie. Me la vedete in questa? Sapessi quante te ne posso dire? Allora. Dai, la cosa ci le manca. Un'altra verità, un'altra verità è quando l'uomo va al mare, l'uomo quando va al mare con il bambino tu lo devi portare dalla mano perché praticamente non riconosce il Lido e tu gli devi dire amore guarda noi siamo qui al Lido Sport, se ti perdi non è la prima cosa che fa se metti saponetti e ti dice che panino hai portato e tu gli dici facciamo il bagno e lui ti dice no, poi russa vai capito il morte apparente, quando si sveglia dice non fai il bagno e tu gli vabbè, proprio quel giorno io avevo le mie cose, mi dicono, ho le mie cose, e lascio le sotto l'ombrello, chi se le deve fare? Ah, è questo. Lidia Pietro! Grazie, 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 tutti per me? Tutti per te. No, ora infatti che ci vado, la mami! Grazie. Da parte dell'amministrazione siamo orgogliosi. Io sono orgogliosa di appartenere a questa città, a questa amministrazione e chissà che appunto io colgo l'occasione di stare su questo palco stasera, chissà che non ce ne siano altre di occasioni. Sicuramente. Andiamo là perché questo teatro ha bisogno di vivere, deve essere vissuto, queste tavole respirano, facciamo vivere questo teatro, abbiamo tante delle persone, occasioni che possono nascere nei laboratori, nelle situazioni qui sul sindaco. Sicuramente d'accordo e concorda con questo. Sicuramente è una nostra grande risorsa. Quindi tante grazie dall'amministrazione. Grazie, io grazie, sono veramente commossa. Non so, ci mandare. Foto, ricordo, ecco, posso dire. Sì, possiamo sorrisi saranno un non lo so. La menopausa. Grazie.
maschera, questa me la metto sul volto perché posso. Prego. Premio la maschera Banfi al cabaret a Lilia Piero. Questa va sul comodino di dettaglio. Bellissima. Questa sì. Grazie. Grazie. Ci riesci? No, riusciamo a tenerle tutte. Foto ricordo, vi prego, perché questo non ci capita più in questo momento. Beh, tutte donne! Tutte viva donne! Le donne. Viva le donne sul palco, grazie. Grazie a Saverio per aver organizzato questa bellissima serata. Aspetta, non ho finito ancora, non voglio finire. Ecco. Adesso vediamo se riesci anche ai signori. Per Mohamed, ma questo tengo tutto. Bravissimo. Tengo tutto, no, volevo ringraziare Saverio, non perché è il mio cognato, non perché è il mio cognato, però riesce sempre nel suo intento. Grazie Saverio per avermi invitata, per avermi dato un po' di gioia, quindi vanno bene. No, non voglio piangere perché stare qua a Canusa nel mio teatro è impagabile. Grazie, grazie veramente. Grazie Lidia, sicuramente ci vedremo in un'altra occasione. Grazie a voi per avermi. Di lavoro. Grazie, noi ringraziamo. Anche quelle per amare. Ah, bene. Zingarelli e del suo sostenitore e pittore Giuseppe Marchione.
tempo di pensare molto alla serata. Come dire, sapere. Ho pensato una cosa bellissima che sono ricordato perché me l'ha ricordato un signore prima, mi ha baciato e mi ha detto: io ero ragazzo, quando tu eri ragazzo più o meno come me, quindi era uno di una certa età, e venivo a prendere un curgmettito ciuccetto e fedorno criate. Io li prendevo, che cosa? Da tuo padre, da Riccardo, mi sono ricordato che chi? molto bene. Mi sono ricordato che mio padre, non sapendo, povero disgraziato, il capo andrà sempre, senza volerlo, noi, mio padre, il fratello Damiano, l'altro fratello Michele, sono stati spacciatori di droga e non lo sapevano. Le ho tenute a Bascio Camesante. Quando era il tempo che crescevano questi semi di porri e cipolle alti così, che venivano qua a Magliucchet, veniva fuori un seme con una tracita dentro che mio padre spediva in Francia e ci facevano dei medicinali. Credo che fosse, credo di aver letto che fosse il furadantin, che era un disinfettante dei reni. Che succedeva? Che quando queste cipolle erano alte crescevano i papaveri, tantissimi papaveri, avevamo milioni di papaveri. Allora venivano tutti a prendere quella coroncina che sta al centro del fiore, del papavero, che da bambino facevamo la stellina sulla fronte, così. Devi, se va la droga, ma noi lo sapevamo, quello è ovvio. Ecco perché quando è un ciuccetto, criate tu meno su. Quindi noi siamo cresciuti drogati e non abbiamo mai saputo, poverini, che la colpa non era di Riccardo, era di quello che c'era che papà. Allora, può avanzare qui l'artefice di questo omaggio che consegneremo al nostro maestro, Giuseppe Marchione. Prego, prego. Ciao. La parola è a voi. Innanzitutto buonasera a tutti. Io non sono carusino, sono di Genzano di Lucania, provincia di Potenza, ma mi sento un carusino d'adozione perché da quando sono qui sono stato accolto splendidamente dalla famiglia della Polizia di Stato. Di Carusa di Puglia faccio parte dell'associazione AMS di Carusa e qui c'è il nostro carissimo presidente cavalier Paolo Zingaretti e insieme vogliamo donare questo ritratto che io ho fatto al nostro carissimo, amatissimo maestro Lino Marfi, ma per realizzare questo quadro qui devo ringraziare delle persone. Allora innanzitutto ringrazio l'amministrazione comunale a nome dell'AMS, poi faccio dire qualcosa al nostro presidente. Ecco, voglio ringraziare quindi il presidente che mi ha messo in contatto con Antonella Pierno, che è stato il mio gancio per entrare nella famiglia Banfi. Quindi facciamo un bellissimo applauso ad Antonella. E anche a Saverio che ha premiato questa iniziativa. Dopodiché devo ringraziare la signora Rosanna Banfi che ha tenuto il contatto con me, è stata lei che mi ha passato delle foto private della famiglia, poi mi ha detto: beh, il pittore sei tu, arrangiati, l'artista sei tu. Stavo dicendo questo, sì. Allora per me non ha senso essere qui da solo con il presidente e il grande amatissimo Lino Banfi se non c'è la signora Lucia Lagrasta. La voglio qui con me perché non voglio prendere una foto con la signora Lucia e con il maestro Banfi, la faccia del mio maestro. Sai perché è bella questa cosa, sì. Molto bella e toccante, che tu non hai fatto solo un piacere a me perché hai messo mia moglie, somigliantissima devo dire, ed è molto bello come quadro, è come se io dicessi chapeau a questa donna, ma è perché hai messo insieme il nostro cagnolino che sta qui. Bettina, cioè, pensate che abbiamo portato un omaggio anche per Bettina, che so che si chiama Bettina la cagnolina, e la voglio qui, la vogliamo qui perché Bettina riceverà un omaggio dall'AMS. Penso di aver detto già abbastanza, voglio passare la parola al nostro presidente dell'AMS, Paolo Zignarelli. Paolo. Grazie. Buonasera a tutti, voglio ringraziare innanzitutto l'amministrazione comunale nella persona del sindaco e dell'assessore Elia Marro, a tutte le autorità presenti, ringrazio moltissimo e a tutti i cittadini di Canosa. La nostra associazione con tanto onore ha voluto donare questo ritratto del nostro caro socio onorario e sostenitore
Giuseppe Marchione, al nostro grande Rino Banfi, il nonno d'Italia. E oltre a questo, io dico al nostro Rino, che ha fatto tanti film per la Polizia di Stato, no? Il commissario Gatto. Dal brigadiere Pasquale Zagaria. No, il brigadiere lo ero io, Carolino. Davanti al, veloce, davanti al bar tabacchino di Tonino Pietrangeli, tuo caro amico, alla memoria, scesi con la macchina, ero di volante, e il nostro Carolino mi disse: Toni, che bello brigadiere c'ha, l'ha dato da Canaus. Non ricordi questa? Sono passati dal 1978, maggio 1978, io all'epoca ero un brigadiere. Quindi. Tonino era un grande amico mio, divertentissimo, io lo chiamavo, lui era di Sierra Capriola, io dicevo Sierra Cozzola d'Oro, perché Capriola non si dice Cozzola d'Oro. Ha fatto piacere che ho visto il figlio qui stasera, sì. Io ho avuto pochi amici, Marco Zapatita era uno dei primi amici, Molonzi si chiama Gimolonzi, l'altro si chiama Pastanakit, tutti i primi tipi, Zapatit, Pastanakit, e Toni tutta parte. Ecco Lucia, Lucia, la moglie, la fortunatissima donna, per favore che si rende nuovo, maestro. È la prima volta che vede il palco scenico mia moglie. Allora tutta la stessa mia famiglia. È giusto con Lucia la casca. Fatti il canalino, eh? Grazie. Lucia. Vestita. Questa è la prova che Lucino Permanente e Pasquale Zagara stanno d'accordo. Questa grande serata e quindi Saverio Luisi che vuole omaggiare con altri premi il nostro maestro. Ci sono ancora altri premi? Ci sono. Allora l'ANCRI, l'Associazione Nazionale Consigli Repubblica Italiana, offrono un credito. Buonasera, io sono il delegato della Regione Puglia dei Cavalieri della Repubblica. Forse non sapete che il signor Pasquale Zagaria alla massima onorificenza al merito della Repubblica Italiana e cavaliere di Gran Croce, sì. Devo dire, questo mi emoziona per essere davanti a lei e quindi mi permetto di omaggiarla del nostro Cresto, della nostra associazione. Grazie. Dunque vi racconto anche di questa cosa rapidissima perché non possiamo fare notte, capo sarà mai a parte, ma già gli altri, sapo ci ubriaca e me ne penso per tutto il plastic, che è una parte di me. No, vi volevo dire, io fui fatto cavaliere da Pertini perché mi vide a una mia domenica in, che avevo fatto l'ospite con Baudo, gli piacqui e disse alla sua segretaria: questo lo voglio nominare cavaliere. Da lì poi le altre onorificenze sono arrivate automaticamente. Ma non è che il cavaliere di Gran Croce lo danno a tutti. Proprio questo che volevo dire, sì. Capito che ero grand'ufficiale, poi commendatore, grand'ufficiale, poi cavaliere, non pensavo a cavaliere di Gran Croce. Un giorno, mi ricordo, allo stadio a vederla a Roma, c'era D'Alema, allora Presidente del Consiglio, e io per scherzare dissi: Presidente, ma quando aspettiamo che io divento vecchio per diventare cavaliere di Gran Croce? D'Alema mi abbracciò, mi fa: già fatto, mi fa, come già fatto? Ma ha dato la telefonata, non so a chi, essendo Presidente del Consiglio lo poteva fare, dopo 7-8 giorni mi arriva la nomina a casa, cavaliere di Gran Croce. Sì, però la fa molto facile, lei non è che sia così facile ottenere una onorificenza a tale livello, al massimo, il signor Zagaria Pasquale c'ha cioè il massimo dell'onorificenza al merito della Repubblica Italiana. Per avere questa onorificenza bisogna avere dei meriti. Indiscutibile, di buono che si aver fatto. E io di questo, anzi, le faccio un invito e desidero, e lo dico pubblicamente, se ci onora, perché appena 20 giorni fa ho istituito la sezione territoriale a Canosa di Puglia e nominando il cavaliere
Cosimo Sciannamea, presidente della sezione territoriale, e quindi lo dico pubblicamente, se ci onora di essere socio onorario di questa nostra associazione. Quando verrò a fare questa cosa che ho promesso ai ragazzi per tutta la popolazione, per 500 persone, faremo il signor promesso, va bene, da punto di vista tu Nino, c'è una chiusura. Richiamiamo il nostro sindaco sul palco. Sì, consegnare qualcosa. Richiamiamo il sindaco. Non è finita qui. Chiamiamo il nostro amico Santino Caravella. Sì, poi consegnate, ora noi chiudiamo con Santino. Il nostro cagliardetto per quanto riguarda sempre la posizione di Stato, in quanto noi come associazione di Stato, dato che lei ha fatto il poliziotto, vediamo la tessera per quanto riguarda il nostro socio onorario della Polizia di Stato, sia a lei che a Rosanna. Grazie. La nostra Rosanna ha anche il foulard, molto bene, e con la pergamina, abbiamo fatto la spesa, e poi abbiamo Bettina. Va bene, ok, allora la regia di mettere un brano, così chiudiamo, parliamo tutti insieme e chiudiamo questa bellissima serata. Noi ringraziamo il maestro Nino Banfi, Rosanna Banfi, ringraziamo tutti voi per essere intervenuti qui questa sera, e ovviamente un grande applauso va a Saverio Luisi, all'amministrazione comunale, il sindaco, l'assessore Amaro, tutti quanti, e sempre un piacere essere qui con voi. Sei bravissimo, bravo, continua a questa grande. Grazie maestro. Volevi ringraziare Francesca Rodolfo, la mia compagna di viaggio questa sera, grazie Francesca. E grazie a Marilena Farinola. E noi ci salutiamo con un bellissimo ballo di Santino Caravella. Allora, una cosa maestro, questa la devo dedicare. Io ho scritto una canzone a maggio, l'ho detto maggio scorso, che si chiama Piglia la Puglia. E diciamo è un omaggio alla nostra terra, forse qualcuno l'ha conosciuta, però volevo fare un anticipo: per quest'estate uscirà un'altra canzone che si chiama Puglia mia amor, e nel testo ci sta anche lei, perché in una strofa io dico sai dei nostri tramonti ascoltando modugno e dell'ottimo vino, hai mai fatto una cena sul nostro trabucco e poi detto ti amo? Poi continua, sei mai stato nelle acque più belle del mondo senza alcun aeroplano? E finisce la strofa con hai mai riso con Banfi? Hai mai fatto l'amore sui campi di grano? E quindi dirlo a fianco a te va bene, anche se me la canto e me la suono da solo questo. Ci salutiamo con questa canzonetta leggera, sì, però lì, maestro, ha ricevuto tutti più regali lei che i bambini a Natale stasera. Io ho pensato con tutti i quadri che ha avuto, le targhe e diverse cose, io feci stampare la maglia Piglia la Puglia per dare una mano ai bambini dell'oncologia infantile di San Giovanni Rotondo. Io vi consegno la maglia, così almeno può levare un po' di polvere ai quadri, alle cose, e per me è un onore consegnare la maglia di Piglia la Puglia. Grazie maestro, mettete la canzone prima che ci... Grazie! Speriamo che... Hai abbinato l'amore nel campo di Greno, ancora mi fa più piacere perché l'abbinamento non è altro. E infatti, grazie maestro, la cantiamo, qualcuno la conosce, qualcuno no, siamo in diretta, vai con la base, con le mani, fate finta che vi sta divertendo, mani, vai! Pigliapu, 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 questa è quella che volevo dire.
la mia terra come sfondo, capisco il mondo meglio, il gargano e il salento. Se ami il mare, piglia la Puglia. Se vuoi mangiare, piglia la Puglia. Se vuoi cantare, piglia la Puglia. Tutti!